Riprendiamo allora i lavori di questa terza giornata del congresso. Abbiamo avuto tanto di lavorazione da parte dello scultore Antucci. Ieri è stata una giornata densa, interventi con vari aspetti di dibattito. Molte proposte sono giunte da associazioni, istituti e individui. In particolare anche stamattina dalla associazione di imprenditori di San Pietroburgo. E poi molte domande anche teoriche, in particolare Ranzi, come Ranzi ha rivolto una domanda intorno allo zero, all'uno e al due. E a questa e a altre domande risponderò nel mio intervento conclusivo di questa sera, proprio a proposito della logica dialettica e della logica dialettica, come logica propria alla parola. Ora è importante che coloro che sono venuti qui da varie parti della Russia e dall'estero diano il loro contributo. Abbiamo portato diversi film, tra l'altro film intorno al congresso di Tokyo, intorno al congresso di New York e poi vari film intorno agli artisti. C'è uno video di Paolo Calcagno intorno alla realtà virtuale. Sarà mostrato nella parte principale appunto che riguarda le realtà virtuali. Il corso della giornata. Non siamo lontani molto Paolo Ungari perché interverrà questa mattina. Ora, parlando ieri di Pasquale Bandiera, vicepresidente, mi sembra, della Federazione Internazionale dell'Uomo, che ha sede a Strasburgo, si è adoperato a lungo di vivere dell'Uomo e ha diretto pure alcuni giornali, un giornale in particolare della Voce, la Voce Dominicana, e ha oggi due giornali di informazione politica, parlamentare, culturale e poi in particolare intorno alle battaglie per i diritti dell'uomo. Adesso venire qui per un suo saluto, per l'intervento e un messaggio a questo congresso. Seguito con lo sbarco del signore i lavori di
funzioni di voce, non credo. E devo dire che via via che ascoltavo i diversi interventi, pensando nella mia eventuale segmentazione, andavo a ritirarsi, perché si accumulavano una serie di notazioni, di osservazioni, di riflessioni che avevano immediatamente molto riflesso della impostazione di una mia e mi inducevano ad apportarmi un nuovo contributo. E devo dire che questo rende estremamente difficile un intervento ora, perché la cosa su quale angolo muovermi e quale argomento. Ecco, io cercherò di saltare, prima di venire a San Pietro, pensavo di sapere qualcosa. Nello scorso autunno ho scritto un saggio su un certo successo, è stato pubblicato con lettera Istre, con le pubblicazioni di tutti i miei istituti. Avevo analizzato lo sviluppo o il prevedibile sviluppo della situazione in questo paese sotto diversi aspetti, cominciando naturalmente dal livello politico, dei rapporti internazionali, dalla evoluzione culturale, e ritenevo di aver capito qualcosa. Non aver ascoltato in questi giorni molti esponenti della cultura russa, molte delle mie certezze sono diventate problematiche e non ora vorrei delle idee molto precise di quella che debba essere, che possa essere la rivoluzione. Ma ora giunto alcune conclusioni e di queste io voglio prendere in parte. La principale delle quali, che avevo riflettuto molto su questo, è che quando sta avvenendo in Russia è un po' una metafora della situazione che noi stiamo vivendo in Russia. Abbiamo parlato qui dei cieli, del cielo di Europa, e vediamo ancora che questo cielo di Europa non è ancora molto limpido, che è il nostro impegno quel rendono chiaro e ci siamo resi conto che loro estremamente. Il mondo nella Russia e negli altri paesi della ex Unione Sovietica rispecchia direi molto di questo. Ho ascoltato qui delle posizioni che andavano da persone estremamente disperate a posizioni piene di speranza, da una impostazione che non vedeva una possibilità di futuro ad una impostazione che ha questo futuro e rimane una realtà immediata. Ora io ritengo che quando che sta avvenendo ci impone una seria riflessione su tutto quello che noi abbiamo fatto e quindi ci impone di confrontare, direi momento per momento, le nostre azioni culturali e politiche avendo acquisito questa certezza che viene ormai un riflesso immediato nelle nostre, appunto, in queste nostre azioni culturali e che dobbiamo tenere conto di alcuni parametri, ma soprattutto di un parametro fisico nel valutare queste nostre azioni, che è quello della rispondenza delle azioni stesse alla tutela e alla difesa dei diritti.
Non so se questo concetto è abbastanza chiaro. Dicevamo ieri che noi oggi viviamo un processo di disgregazione che non sappiamo se ha una pari situazione nella storia, ma un processo di disgregazione dal quale sicuramente dovrà nascere qualcosa. Perché tutti i mostri che stanno venendo fuori ci pongono degli impegni precisi per esorcizzarli in una misura tale da impegno che mai prima del quale immaginassi. Noi abbiamo sempre pensato a questa necessità del dialogo, a questa necessità di valutare ogni nostra azione sulla incidenza che essa può avere sulla vita di un altro, di tener conto che con tutto si tiene e che non vi sono delle iniziative, o se pensiamo che vi sono, questo è sbagliato, quindi si dire che possono soltanto incidere sul destino dell'uno, del singolo, del cittadino, di un popolo, di un paese, di un popolo. Ebbene, oggi noi ci rendiamo conto che tutto questo è molto legato alle milioni e milioni di voi e che il fatto di non aver saputo tenere una posizione estremamente ferma e rigida sicuramente porta oggi al processo di disgregazione di cui prima parlavo. È evidente la situazione dei paesi della ex Unione Sovietica, la situazione russa, è sotto i nostri occhi. E se noi la consideriamo sotto la duratura essenzialmente politica, o sociopolitica, o economica, ci rendiamo conto che si addensano le tecnologie da portare, perché i fenomeni di nazionalismo, i fenomeni di lotte tra le diverse etnie, di guerra civile all'interno di alcuni di questi paesi, di confronti che noi ritenevamo storicamente sottili e che invece ci si propongono in una scottante realtà, di possibilità di ricreazione di nuovi schieramenti etnico linguistici culturali che pensavamo appartenessero al passato e che pure ci si propongono. Ebbene, tutto questo ci dice che vi è una realtà che noi dobbiamo fronteggiare unicamente, non possiamo fronteggiare unicamente, non abbiamo altra possibilità di fronteggiare che portando avanti con maggiore impegno le posizioni che sin qui abbiamo sempre tenuto, che sono quelle della difesa della libertà, dei diritti dell'uomo, dell'essenza stessa, del principio della nostra civiltà. Perché se teniamo meno a questo, veramente questi mostri avranno la prevalenza e ci apriranno un futuro assai. Dicevo, questa situazione è una situazione direi di metafora di quella che noi viviamo, perché anche nelle condizioni più tranquille noi ci rendiamo conto invece che vi è una tensione che può esplodere da un momento all'altro. Nessuno di noi immaginava un anno fa, ad esempio, che la situazione jugoslava potesse diventare quella che erano i suoi mostri, in forme talmente barbare di passato che sembrano non appartenere alla nostra epoca. Ebbene, chi conosce ad esempio il mondo arabo e musulmano in generale sa che se non saranno adottate
non saranno fatti alcuni interventi, anche in quei paesi noi troveremo delle situazioni, non più controllate. Ora noi possiamo considerare tutto questo sotto un punto di se noi lo guardiamo soltanto, e questo ovviamente spesso ci capita di sdoppiarci, i nostri impegni, dobbiamo assumere diversi atteggiamenti, se noi consideriamo questo soltanto forse dal punto di vista politico, o dei rapporti internazionali, o degli equilibri di forza, o delle situazioni strategiche, tutto questo ci porta alla conclusione che dobbiamo mettere in piedi o potenziare nuove strutture di sicurezza collettiva, nuove possibilità di intervento, nuove macchine militari che possano contenere questo processo e ridurlo in quello che viene chiamato il nuovo ordine internazionale. Ma se non tutto questo lo guardiamo col filtro della nostra cultura e della nostra esperienza, ci rendiamo conto che tutto questo non basta. Ci rendiamo conto che bisogna insistere in questa nostra battaglia, cioè nella necessità di assoluta comprensione degli altri, la comprensione delle ragioni culturali, le ragioni profonde delle tensioni, le aspirazioni, le necessità di sviluppo, le ambizioni culturali e la capacità di comprendere tutto questo ci porterà a un tipo differente di soluzione che è quello per le quali noi ci battiamo. Ora, il nostro dibattito, perlomeno in quello che io non ho riuscito a cogliere, ha dato su questo delle indicazioni, ma per alcuni versi però ha dato anche delle indicazioni, altre indicazioni fuori. Io soprattutto ecco, mi hanno sorpreso alcuni tipi di interventi sulla valutazione relativa alla valutazione delle diverse situazioni e agli approcci del mondo. Io non vi prego di non considerare questa una pretensione. Noi nel momento in cui abbiamo perso questo nostro orientamento sul principio essenziale del dialogo, il principio essenziale della difesa dei diritti dell'uomo, e secondo questo principio non abbiamo valutato le diverse situazioni, abbiamo commesso un errore. Per il rischio soprattutto, ad esempio, agli atteggiamenti che oggi esistono, che questo essi creano molto buona fede, naturalmente, con grande dignità culturale, da personaggi che appartenevano al vecchio mondo comunista, i quali avvertono oggi naturalmente il disastro che ha avuto, l'insufficienza delle situazioni che si stesse hanno costruito a creare, tuttavia difendono le scelte che avevano compiuto perché queste scelte sembravano volte alla costruzione di nuove posizioni di sviluppo del suo. Ebbene, il contrasto che noi abbiamo avuto nei 40, 30 anni, 20 anni, 10 anni fa, a questo punto ci si è poco, perché così come noi allora valutavamo, non temendo le polemiche più violente. Occidentali, anche in quelle
passaggi. Valutiamo con estrema attenzione quello che avviene negli Stati Uniti, ma quello che avviene anche nel nostro paese, in Italia, in Francia, e ci rendiamo conto che se ci discostiamo dall'estrema difesa dei nostri principi, rischiamo dei processi involtivi, di violenza sinistra. Qual è il tipo di battaglia che conduciamo, il tipo di battaglia che dobbiamo costruire? L'azione che abbiamo svolto alcune settimane fa, ne parlavano molto, in Francia, in difesa degli immigrati, dei cittadini francesi, molti sono sali di provenienza maritima del terzo mondo, la battaglia che abbiamo svolto in Italia per creare un ordinamento giudiziario degno di un paese civile, che guardiamo con estrema apprensione i tentativi che oggi vengono portati avanti per smantellare quella che noi ritenevamo già una conquista. Ebbene, noi pensiamo che, ritornando all'assunto originale, se noi non abbiamo questa stella solare, questa indicazione precisa, cioè della difesa del principio di libertà, che viene prima di qualsiasi altra cosa, sicuramente aiutiamo i processi del genere. Se invece noi restiamo fermi su questo tipo di battaglia, riusciremo in qualche modo a ora. Il problema naturalmente è assai più difficile di quanto possa sembrare una semplice enunciazione, perché sono molti di voi che possono insegnare che è un problema che sta alla radice, sta all'origine. Su questo che noi appunto discutiamo sulla parola battuta, e ci troviamo di fronte a delle forze imponenti. Spesso io vedo molti miei amici, ad esempio, che sono d'accordo, o difendo le posizioni che vengono sostenute dalla Chiesa Cattolica, dal Papa. Ma poi ci rendiamo conto che quelle posizioni che sembrano tutti coincidere, se approfondite, portano a un distacco notevole tra quello in cui noi crediamo e le conseguenze che portano a fare le confessioni. Noi ci rendiamo conto che nel momento in cui non difendiamo strenuamente la necessità del dialogo, la lotta assoluta contro quella che viene ritenuta la necessità storica, la lotta assoluta contro quella che viene ritenuto il diritto di una ideologia, di una religione, di un modo di essere, quando in cui noi cediamo tutto ciò che sappiamo, noi abbiamo sempre, come voi sapete, preso il riferimento costante dal mito di Antigone. Antigone è per noi questo appello al diritto che non sappiamo come anche definire perché ci è sconosciuto, perché è stato dettato, si attiva da un Dio che noi non neanche sappiamo chi è, ma che viene prima di tutti gli dei, viene prima di tutti i governi, viene prima di tutte le esigenze delle società, appartiene profondamente all'uomo perché è uomo. Ebbene, se noi tutto questo non sappiamo difendere e sostenere, ci troviamo di fronte alle situazioni che oggi dobbiamo fronteggiare. Questa mi pare è una realtà, questa è la situazione che siamo riusciti in qualche modo a mettere in evidenza in questo nostro fitto dialogo. Naturalmente con tutti i dialoghi pieno di posizioni divergenti e di contraddizioni, ma che tuttavia ha questo polo preciso di riferimento, ed è il polo dell'assoluta, della ferma difesa del principio.
decisioni fondamentali. Chiamiamo, se volete, impropriamente, perché è un problema molto più complesso, questo è fare. Per il problema di questo noi dobbiamo ringraziare per averci consentito di parlare. Per il dibattito che seguirà ad altri interventi, ad altre relazioni, Alessandro Alberti. E tanto invito qui, come vedete, a tenere il suo intervento e, come vedete, da più di un decennio, e in corrispondenza con me e con la casa editrice, pubblicato negli Stati sulle nostre riviste e nel libro La cultura degli idioti, nel mio libro La cultura degli idioti, che uscirà anche nei vari paesi, è citato due volte. Abita in un villaggio vicino a Copenaghen, in Danimarca, con Gabriel Gleichmann che sta a sua forma, e Max Svensson che è la gente con cui iniziava, tra uno degli esponenti di questa scandinava, che prepara la visita a sua forma in coesione. Allora, il titolo è appunto come il titolo del documento di Ove Petersen e come camminare nel cielo di Europa, come camminare nel cielo d'Europa. Sì, il omaggio è l'impressione. Sì, l'apertura di testa in francese, quindi è uno sforzo che Ove Petersen ha fatto scrivere in francese, quindi viene tradotto in russo e in italiano. Quindi per seguire il russo se avete un messo degli apparecchi, studiate di seguire l'italiano. Il merci è quanto è il pione della recensione e quando mai è il pione di parlare di feu della pensée. La pensée européenne fait son commencement avec Hippocrate et avec le divin Simon de Pouvier. C'est-à-dire, la pensée commence avec une rupture de ce monde. Parce que, sous le nom de la philosophie, elle se détourne dès le 6e siècle de ce monde que l'épopée a construit à partir des humains de son propre monde. Avec ce commencement, elle est formée une pensée du conscient. Et les images qui restent transportent ensuite dans la poésie et dans le drame. E tu intendo, e se tu intendo l'altro, le guardo texte, dove va? Se è possibile. Allora, uno dei traduttori può venire a prendere la copia del testo. La stessa cosa chiedo a quei relatori che avessero il testo scritto, di dare una o due copie per favorire la traduzione. Ecco, posso dare di a Erika. Erika Ferri, che la porta subito. Corre con il tessero. Lo sappiamo avere le cose piedi. Mettons une autre des images qui restent en exploitant la poésie et
couple of times. Make out the most of all, parce que les nouvelles images de la poésie et du drame constituent aussi une rupture du monde de l'époque. Ici, il s'agit des images comme autre chose que les images imaginaires. Ces images, en rupture, appuient aussi la pensée philosophique. Cette pensée grecque fut en tant qu'ensemble un rapport avec le noir, avec une conception du monde comme une manière de voir. Ce bon grec, pour nous savoir, Freud, est le parfait de l'identité. Ce qu'on sait est ainsi ce qu'on a vu. Cette tradition se trouve encore au Platon, parce qu'il emploie les mots idée et idos pour désigner le monde estimé, et ces deux mots sont aussi dérivés de l'idée. Chez Platon, donc, les idées ne sont pas quelque chose qu'on pense, mais plutôt quelque chose qu'on voit ou qu'on contemple. La philosophie, c'est que Platon le fonde, ne fasse pas seulement rupture de l'univers mythique et de la pensée mythique, mais il y a aussi une différence entre la pensée et la perception, entre la pensée et le sens mythique. Une perception dans Platon est toujours le prisonnier. Dans ce cas, c'est la perception et du sens mythique. Il faut attendre Aristote pour une absentification de cette différence découvre une différence de notion explicite du savoir de la logique. C'est-à-dire qu'il faut différencier encore plus la pensée pure et la perception. Il faut ainsi distinguer une pensée contemplante qui a ses racines dans la pensée de Héraclite et qui est une sorte de pensée intuitive et une pensée logique qui a ses racines dans la pensée de Parmenide et qui est une sorte de pensée discursive. La pensée pure accentue encore plus la pensée logique du non sensible. Mais cette pensée pure que je souligne à la philosophie à la même manière que la philosophie a suivi la pensée mythique. Premièrement, parce que la pensée pure est le signe des images dans la littérature, la poésie et le drame, fait fonctionner d'une autre manière qu'elle avait fonctionné dans le monde mythique. La pensée pure est inutile et ses deux foyers s'appellent le conseil et l'image. Avec la friction des deux foyers, cette pensée pure s'enflamme et la fiction prête en peu plus. Deuxièmement, parce que la pensée pure n'est pas une nouvelle forme de pensée, ainsi, qu'en est la philosophie par rapport avec le but et la pensée mythique. Mais la manière dont on rencontre le but, la philosophie et la littérature. L'essentiel serait cette rencontre, c'est-à-dire l'accentuation et l'inflexion de la loi qui caractérise la rencontre en constituant pour la pensée pure que j'ai. L'intention de l'acte se rencontre, mais au contraire, où cette rencontre se passe comment. C'est où les signes de Dieu de la pensée pure. D'où vient la pensée pure? De Prométhée. Parce que Prométhée a volé le feu des dieux, le feu du monde mythique et sa manière de penser, et l'a donné ensuite à les hommes, pour qu'ils pouvaient entreprendre la pensée philosophique. Pour la pensée mythique, il s'agit d'une perte, d'une chute terrible. On pourrait presque dire qu'il s'agit d'une répétition de la chute, avec Prométhée dans le rôle de ce faire du serpent. Une répétition qui se donne comme tremblement de la terre politique et qui produit une scission, une égratignure dans la pensée. Et puis, nous avons affaire avec une pensée qui ne cesse d'être juste jamais, une pensée en pure perte. Pour la pensée philosophique, il s'agit d'une conquête qu'il faut conserver, une conquête qu'il faut croître à tout prix. C'est-à-dire, pour la pensée philosophique, il faut avancer, il faut se libérer de plus en plus de la pensée mythique.
L'avancement philosophique se mesure à partir des adversaires qu'il faut abattre. La philosophie se conçoit comme une lutte de la lumière contre les forces des ténèbres. Ainsi, la pensée mythique et la pensée philosophique se partagent le champ de bataille, le même champ de bataille. Mais dans la pensée pure, il s'agit d'autre chose. Là, il faut écouter. Par exemple, écouter aux cris qui viennent du champ de bataille. Avant, ou en arrière. Pour vraiment avancer dans ce champ de bataille, il faut faire le retour. Ainsi, on prétend penser du nouveau avec le cri de combat, un retour à Freud, un retour à Kant, un retour à Platon, ou un retour à la pensée mythique et à la mémoire. Mais bien sûr, il ne s'agit pas pour la pensée pure de combattre ces mouvements en arrière ou en avant. La pensée pure ne se trouve pas au champ de bataille. Elle est d'ailleurs dans l'écoute du feu. Écoutons mon récit de Hésiode dans la théogonie sur Prométhée. Le point de départ est justement le moment où les dieux et les hommes se séparent. Cette séparation a pour conséquence que les dieux et les hommes mangent séparés les uns des autres. Et il faut donc aussi se partager la nourriture. C'est justement ce moment que Prométhée intervient pour faire deux choses. Premièrement, il s'impose le tâche de partager le peuple. Et deuxièmement, il voudrait essayer de tromper Zeus. Dans l'univers mythique, il n'y aurait pas de séparation ou de division. Et ainsi, il n'y aurait non plus de possibilité pour provoquer la friction comme les conditions pour que le feu s'enflamme. Mais avec Prométhée, il s'installe une division entre les vesicles, ceux qu'on pouvait voir immédiatement, et ceux qui se soustraient au champ du disciple, ceux qu'il faut penser. La séparation des dieux et des hommes est ainsi aussi une séparation entre le visible et la pensée. Dans le récit de Hésiode, Prométhée fait deux portions, l'une qui est très grande et très importante, mais en réalité sans valeur, parce qu'il se compose des eaux et des graisses, et une autre portion qui a l'air de rien, mais qui en réalité contient toutes les précieux du peuple. Zeus vit dans l'univers mythique, c'est-à-dire dans un univers où il n'y a pas de division, et il ne comprend donc pas la différence entre les deux portions, et il se fonce sur la portion impressante et sans valeur. Et à le moment où il voit les eaux et la graisse, il voit aussi que Prométhée lui a occupé. La conséquence de cette tromperie est la part la plus connue de l'histoire. Zeus retient le feu en part de vengeance, mais encore une fois, Prométhée lui trompe, et encore une fois, il le fait en jouant sur la différence entre le visible et le non-visible. C'est-à-dire en jouant sur le physique. La pensée mythique et avec elle, les dieux ne connaissent que le feu visible. Pour elle, la seule chose qui existe est la chose visible. Mais Prométhée prend le feu visible de Zeus et le porte à la terre, cagé dans une tige de narthex. Et exactement comme dans l'épisode du peuple, Zeus ne pouvait pas penser qu'il y a autre chose que ce qu'il voit immédiatement. Il ne voit donc que la tige du narthex et le moment où il voit le feu visible sur la terre, il comprend que Prométhée lui a encore une fois dupé. Avec cet art prométhéen, la philosophie s'est instituée comme une pensée du non-sensible, en rupture avec la mythe, comme dans une pensée qui se fonde sur la logique, c'est-à-dire sur le feu caché dans la tige du narthex. Mais aussi bien la philosophie que plus tard la science se trouvent ainsi dans l'intervalle du sensible.
Ils sont tous les deux fondés sur les unités discrètes, sur les portions du peuple, c'est-à-dire sur les portions de la réalité ou sur le feu enfermé dans la boîte de promesses. Il faut donc, pour une pensée pure, des lances de feu. La pensée pure n'est ni une pensée mythique, ni une pensée philosophique ou scientifique. Elle ne concerne ni une chose visible, ni l'un travail blanc entre les choses. La pensée pure est autre chose, parce qu'elle pense au continuum, toutes les choses et les unités, sensibles ou non sensibles, se passent. Mais pour le faire, il faut un troisième élément que Hésiode introduit dans son troisième épisode. Prométhée avait deux fois trompé Zeus, mais ces deux tromperies lui avaient pris la différence entre les deux formes de pensée. Et maintenant, Zeus pouvait lui-même jouer sur la division entre le visible et le non-visible pour se venger encore une fois. Cette fois, il ne s'agit pas de retenir quelque chose. Zeus fait naître quelque chose de nouveau. Une chose qui pouvait séduire les hommes et renforcer la malheur. Une chose qui semble être extrêmement magnifique et qui est extrêmement attrayante, mais qui en réalité non seulement sans valeur comme les fonctions de ce vent du peuple, mais qui sème le malheur sur toute la terre et entre tous les hommes qui, jusqu'à ce moment, avaient vécu dans le bonheur. Autrement dit, Zeus crée la fin. Aussi bien dans la Théogonie que dans les œuvres des jours, ou Hésiode, dans une autre version de ces épisodes, il est très bavard quand il faut énumérer tous les malheurs que la femme avait produit pour les hommes. Mais bien sûr, l'important n'est pas là. L'important n'est pas la femme elle-même et encore moins la fantasmagorie de Hésiode. Mais l'important est justement encore une fois la différence. Il s'agit de l'introduction de la différence sexuelle. Et comme toujours, la différence sexuelle fonctionne comme une métaphore de la différence pure. Nous pouvons donc dire que chez Hésiode qu'il y a une relation fondamentale entre la pensée et la sexualité. Il n'y a pas de pensée sans sexualité, et il n'y a pas non plus de sexualité sans pensée. Ni dans la pensée, ni dans la sexualité, il ne s'agit de retenir le feu, comme Zeus le croit dans le deuxième épisode, mais au contraire, il s'agit de continuer de donner le feu. Ainsi que Zeus le fait dans le troisième épisode où il nous donne le feu sous la forme de la femme. Il n'y a donc pas de femme dans l'univers mythique. Là, il y a seulement des mères. Ou à la pensée mythique et ses avatars dans les différentes formes de pensée romantique, la femme n'existe pas. Ou plutôt, dans cet univers mythique, la femme ne change pas parce qu'elle existe seulement pour pouvoir conduire les hommes à la nature, c'est-à-dire à la mer. Au contraire, nous pouvons dire chez Hésiode que la femme n'est non seulement pas un être plus proche de la nature et des forces naturelles, mais que c'est justement l'irruption de la femme qui fait rupture avec la nature mythique et qui, en compagnie de Prométhée, nous donne le feu qui nous introduit à la pensée pure. Il nous faut donc distinguer entre l'érotisme et la sexualité. L'érotisme se fonde sur le feu bien visible et il fait appel au sens. L'érotisme est, comme son nom l'indique, bel et bien une partie de l'univers mythique. Le dieu Eros ne habite pas le ciel d'Europe parce qu'on ne peut pas habiter à ce ciel. Dans le ciel d'Europe, il n'y a pas de demeure fixe. Au contraire, il faut marcher.